Bentornati per la seconda parte di Tiro Libero, parliamo come sempre di Serie C Gold, due vittorie, due sconfitte, due vittorie che arrivano dalle squadre termali, due sconfitte per Quarrata e per Agliana. Partiamo il nostro giro con i corrispondenti proprio con la vittoria degli Herons dopo due vittorie nette per la squadra di coach Barzotti, una partita molto tirata, vinta solamente nel finale. Andiamo a sentirci il servizio del nostro Gianluca Mirandola. Finisce 85-74 il debutto per gli Herons di coach Barzotti, che rimangono imbattuti in testa alla classifica e battono una Basketball Lucca veramente importante che ha interpretato bene la partita per tutti i 40 minuti, rimanendo attaccata alla squadra rossoblu fino al 39esimo. Una partita difficile che la squadra di Tonfoni aveva interpretato bene e che Montecatini ha saputo comunque tenere in mano pur fra tanti errori e concedendo rimbalzi offensivi in quantità esagerata, soprattutto nei primi due quarti, dove è mancato quasi completamente il tiro da tre punti. Poi nel terzo e quarto quarto sono usciti dei protagonisti a sorpresa: Lepori nel secondo quarto, Lupi e Lafitte nel terzo quarto, non che non dovessero farlo, ma hanno avuto impatto per pochi minuti ma importantissimi. Poi nel quarto, quando c'è stato da chiudere, è arrivato Paunovic e si è chiuso il libro. Sicuramente nelle prime due abbiamo avuto tanti meriti, ma abbiamo anche incontrato squadre in difficoltà, mentre stasera abbiamo incontrato una squadra vera, una squadra viva, una squadra che aveva voglia di reagire da una brutta gara fatta in casa. L'abbiamo visto, è stata anche una partita maschia finalmente, come sono di solito in questa categoria, e per noi è stato un nuovo debutto abbastanza emozionante anche, direi. I ragazzi prima della gara nel riscaldamento non hanno proferito parole, e questo non è mai un bel segnale, ma sinceramente anch'io ero emozionato, perché tornare qua dopo tanti anni, ben 9 anni sulla panchina di casa, ha un sapore particolare, è inutile negarlo. Abbiamo avuto abbastanza coinvolgimento da parte di tutta la squadra. Tante cose non sono andate bene, siamo stati poco coraggiosi secondo me in generale, un po' frenati forse dall'emozione, non abbiamo preso ritmo in difesa e non abbiamo corso in attacco, e appena abbiamo preso ritmo in difesa, guarda caso, abbiamo fatto anche 2 o 3 canestri da 3, anche se abbiamo pestato credo 4 volte la riga, che è il record del mondo. Oggi non sono particolarmente soddisfatto, anche se l'avversario aveva una buona caratura, noi abbiamo fatto errori imperdonabili, e se vogliamo essere una squadra importante dobbiamo migliorare velocemente su questo, perché sennò poi perdiamo punti per strada su cose veramente banali ed errori che in allenamento non facciamo. Montecatini porta a casa un successo importante, chiaramente dovrà lavorare sugli errori, ma anche questa esperienza, anche quella di debuttare in un Palaterme che i ragazzi non conoscevano, conterà tanto in vista della trasferta di San Giovanni Valdarno. È una squadra partita per salvarsi, che invece sta trovando continuità nei risultati e qualità nel gioco e grandissima energia. Synergy ieri sera ha travolto Castel Fiorentino con grande energia, segnando tantissimo, con giocatori in fiducia che vedono il canestro molto grande da tutte le posizioni. Quindi sarà una gara veramente ostica su un campo storicamente complesso anche per la struttura del palazzetto, e poi sono ben allenati e giocano con poca aspettativa e tanto coraggio, quindi dovremmo essere molto bravi, prepararla con attenzione e fare una gara di livello importante, fisico, atletico, ma soprattutto tecnico, altrimenti, tecnico intendo offensivo e difensivo, altrimenti non riusciremo a fare il risultato. Ecco, dopo l'esordio al Palaterme per gli Herons, quindi come ha detto coach Barzotti, grande emozione per i suoi ragazzi, andiamo a vederci anche la Gemma Montecatini, che vince la sua prima partita in trasferta, in questo caso a Val di Sieve. Il servizio è di Matteo Baccellini. È finita 68-75 per la Gemma Montecatini, questa trasferta molto complicata a Pontassieve contro il Val di Sieve, che resta così fermo a 0 punti. Gemma sale a 4, ma è stata davvero una partita molto complicata per la formazione di coach Del Re, che nel primo quarto era finita anche a meno 12, una partenza sicuramente in salita. Parto dicendo che non siamo stati bravi per larghi tratti di partita, per quanto riguarda
il gioco in attacco, siamo stati confusionari, la difesa tante volte non ha reso per quello che deve rendere. Però devo dire veramente bravi a tutti i ragazzi che sono entrati in campo e anche a quelli fuori che non hanno mai smesso di incitare i compagni, perché abbiamo reagito a tre schiaffi che Valdisieve ci ha dato, uno in avvio sul 10-2 per loro, l'altro con la tripla che l'ha rimandati avanti di uno all'intervallo dopo che noi avevamo rimontato tutti i primi due quarti. E poi mi sembra a 7 minuti o a 6 minuti dalla fine del quarto quarto erano tornati avanti loro di 7. Erano tre schiaffi che avrebbero potuto indirizzare la partita tranquillamente da loro, invece noi abbiamo avuto la forza, l'energia e la voglia, che è quella che dobbiamo portare avanti fino alla fine dell'anno, di reagire e poi alla fine portarla a casa. Debutto in stagione per Mattia Zampa, che nonostante i problemi alla caviglia ha difeso benissimo, con Giovanni Bruni protagonista di canestri, di assist ma anche di palle recuperate, molto bene anche Lisandro Rasio che ha segnato 19 punti, molto bene anche Neri nel complesso, una vittoria importante per Gema che sale a quota 4 e in vista della prossima sfida casalinga contro il CUS Pisa va così a passare una settimana sicuramente più tranquilla, sperando anche di recuperare piano piano gli infortunati. Dobbiamo continuare chiaramente a lavorare e ora ci aspetta CUS Pisa domenica prossima alle 18 in casa Montecatini, che è una squadra neopromossa che sta facendo benissimo e che ha tante cose da mettere sul campo sia dal punto di vista offensivo che quello difensivo, e sta dimostrando il suo valore come quello del suo allenatore, ha fatto per ora un grande inizio di stagione. E nei giorni scorsi presso il caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini c'è stato un incontro interessante organizzato proprio dagli Aerons Montecatini, che prendeva il nome da Tokyo 64 a Tokyo 2020, quindi un fil rouge che ha legato i due ospiti, Massimo Masini, che ha giocato, ricordiamo, grande giocatore non solo di Montecatini e allenatore di Montecatini, ma uno dei più grandi giocatori italiani, che ha giocato proprio le Olimpiadi di Tokyo 1964 con la nazionale italiana, e il collegamento naturalmente con Meo Sacchetti, altro ospite, allenatore della nazionale che ha partecipato ai campionati di Tokyo, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che di fatto si sono svolte la scorsa estate. Tanti ospiti, andiamo a sentirci cosa ci hanno detto del dualismo fra le due squadre di Montecatini. Due squadre di Montecatini se le sarebbe mai aspettate? No, decisamente no. Però se la stessa rivalità che c'è stata con Pistoia ha fruttato quello che ha fruttato, ben vengano due squadre nella città, non nella provincia, nella città. C'è stata invece questa doppia iscrizione, e dai, cerchiamo sicuramente di seguire entrambe le realtà e come, diciamo che almeno questa cosa ha portato interesse, ha portato un po' di pepe nell'ambiente del basket termale, che forse ci voleva dopo qualche anno un po' andata un po' di stanca. Sarà divertente, particolare, ci sarà una sana rivalità che spingerà entrambe le realtà a fare bene. L'importante è che sia fatto tutto nella correttezza e nello spirito competitivo, spirito olimpico, proprio come dicevamo prima, per il bene dello sport, per il bene di Montecatini, continuando a spiccare magari prima o dopo di unire le forze e fare la squadra di livello importante a Montecatini. Pistoia è la squadra più in alto in Toscana, se non sbaglio, insieme a Chiusi. Direi che tutto il territorio vuole tornare a essere grande nella pallacanestro, però mi piace guardare Montecatini, abbiamo due squadre che quindi mi auguro che prima possibile il derby sia contro Pistoia. Destano interesse e la rivalità fa sempre allo sport, si sa, fa bene, un pochino di campanilismo non guasta mai.
Pistoia è bene che faccia da traino, una volta era Montecatini, ora è diventato Pistoia. È nata questa rivalità negli anni con il basket pistoiese, sono state bellissime partite, bellissime emozioni e bellissimi ricordi, quindi sarebbe bello che ritornasse un derby, sempre ripeto, fatto però con grande spirito di sano agonismo, di sana competizione. Abbiamo visto questa bella reunion tra tanti campioni che hanno calcato i parquet di Montecatini. Andiamo alle note dolenti, le sconfitte di Agliana e di Quarrata. Per la Andy Asfalti purtroppo ancora a 0 punti, una brutta battuta d'arresto casalinga contro Arezzo per 63-82, nonostante 15 punti di Nieri e di Chiti, con Arezzo che era già più 20 nel primo tempo e Neroverdi che non sono stati capaci di rientrare, complice anche l'assenza di Tommei. Per la Danny Basket invece una sconfitta di misura per 81-75 a Siena, anche se i padroni di casa sono stati sempre avanti, i migliori realizzatori Riccio e Cannone con 14 punti, 10 per l'ex biancorosso Fiorello Toppo. Prossimo turno interessante che vedrà la prima partita tra Gemma Montecatini e Pisa sabato alle ore 18, mentre tutte le altre si giocheranno di domenica sempre alle ore 18 e vedranno gli Aerons impegnati in Valdarno contro un'altra formazione a 6 punti, Agliana a Spezia e Quarrata in casa con Castel Fiorentino, con una classifica che ricordo vede gli Aerons a 6 punti, Gemma e Quarrata a 4, Agliana ancora a 0. Io vi saluto, come sempre ringrazio la regia, ringrazio Gianmarco Capecchi per il suo grande lavoro e vi lascio alle migliori 5 azioni, la top 5 della gara di Pistoia contro Piacenza. Johnson lo molla per un attimo Bonaccini, poi palla canestro, porta canestro, alza floater. Mamma mia, canestro bellissimo. Parte Johnson, va da Magro che non commette infrazioni di passi e chiude al ferro col palo di Chinellato. Da Bonaccini, c'è il drop di Wheaton, cambia da Beccari, quindi Wheaton contro Bonaccini, molto flottato Boss che vuole il raddoppio, non c'è nessuno dal lato debole del chiavo, ne trova due. Change up, don't come close to me, I might hate you. Prende Automi, non arriva l'atto debole della Beccari, anzi sì, stoppatona di Lucarelli. Check it out. Yeah, yeah. Adesso prova a mettersi in uno contro, no, gli strappa la palla dalle mani e poi corre in due contro uno, Wheaton con la veloce. So much me, prayer, don't come close to me, I might change up, don't come close to me, I might hate you. Yeah.